Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Come avete detto dal titolo, il video di oggi parla di relazionarsi con chi ha il diabete. Cosa vuol dire? Io mi chiamo Emanuele, sono studente di medicina al quarto anno, ho 23 anni, sono diabetico da quasi 20 anni, per cui persone che si sono confrontate con me su questo tema ce ne sono e ne ho cose diverse. Questo video è rivolto a per chi non è diabetico e si deve approcciare con una persona invece con diabete e dice: boh, non so, non vorrei ferire le sue intenzioni, magari questo non dovrei chiederlo e così via. Parlo per me in questo caso, non sono una questione generale, ma io parlo per me. Tutti i miei amici possono scherzare liberamente sul diabete perché a me non interessa. Io ho avuto la fortuna e la sfortuna di avere una diagnosi presto, nel senso che se l'avessi avuta più avanti magari l'avrei vissuta peggio questa condizione, perché avrei avuto una transizione vera e propria tra soggetto sano, soggetto malato, mentre io invece sono molto seriamente l'ho avuto da piccolo, per cui per me è una questione di normalità. Io ho avuto la diagnosi che avevo 4 anni e mezzo e andavo ancora all'asilo. Non c'è nessun problema per me per la diabete, tanto che per alcuni miei amici quando vado all'università mi prendo in giro su questa cosa, proprio perché quando incontro una persona nuova mi presento, io dico: piacere, mi chiamo Emanuele. Poi sicuramente viene fuori il tema del diabete come se fosse una delle cose che mi piace di più raccontare, che in realtà non è così, però è vero che lo dico spesso, non ce ne avevo fatto neanche caso. Per quanto riguarda poi una persona esterna, cambia molto secondo la sensibilità del soggetto e dei pazienti. Ci sono alcuni pazienti che possono viverla molto male, alcuni che possono viverla molto bene, come il mio caso, e tanto da riderci su e scherzarci su, che per me non è assolutamente un problema. Tant'è che, come vi ho detto, i miei amici lo fanno e io sono il primo a dirgli sì, è vero, e a cercare di trarne il massimo anche da questa condizione. Magari me la gioco come carta all'esame per cercare di stare più simpatico col professore. Quella è una questione individuale, dipende da ciascuno. Quello che voglio dirvi io è cercare di evitare alcune cose, tipo battute banali, magari tipo: ah, ma lo zucchero, le robe. Poi lo so che è spontaneo farle, però magari non fa sempre piacere. Qualora queste persone vi diranno loro che hanno il diabete, probabilmente saranno anche loro a dirvi cosa implica e cosa comporta, come e cosa loro ritengono importanti per voi da sapere. Quello che però vi voglio dire è fare attenzione sicuramente al rapporto che voi potreste avere con le iper e le ipoglicemie. Dire che le iper e le ipoglicemie non fanno differenza, una grandissima scemenza, e dire un soggetto diabetico vi dirà: sì, io sono autonomo e gestibile. In realtà non c'è nessun diabetico a cui non abbia una iper o una ipo. Mai. Perché? Perché ci sono alcune cose che non sono controllabili, come ad esempio l'aspetto ormonale. Ho fatto diversi video sul canale per spiegare alcuni eventi che possono determinare delle glicemie strane o impossibili da spiegare logicamente, che magari sono legati a una questione ormonale. Ad esempio, lo stress determina la liberazione di cortisolo, cortisolo determina l'aumento delle glicemie. Noi magari siamo stressati, ma abbiamo mangiato l'insalata e diciamo: ma come, è andata la glicemia alta e ho mangiato l'insalata? Non è possibile. In questo caso, chi è vicino sarebbe tanto utile per il soggetto diabetico qualora riuscisse. Col tempo, ci vuole molto tempo e molta attenzione, me ne rendo conto, però potrebbe riuscire a notare quelle che sono le iper e le ipoglicemie. Questo video è la versione dall'altro lato della medaglia di un video che ho già fatto, come comunicare agli altri il fatto che, comunque, come far approcciare agli altri il fatto che io abbia il diabete, cosa serve per dire agli altri fate comunque attenzione, perché tutte le persone hanno sensibilità diversa. Io lo vivo molto bene, gli altri magari non è detto, anzi alcuni soggetti possono andare anche incontro alle persone. Ora io non dico che ci voglia particolare attenzione a fare chissà cosa, ma banalmente quando serve dimostrare di essere presenti, tutto qua, o magari queste piccole attenzioni che magari possono anche dar fastidio, perché io sono il primo a cui mi dà fastidio se mi viene detto tutti i giorni: fai la glicemia, fai la glicemia, fai la glicemia, fai la glicemia. Ma quando effettivamente si nota qualcosa di strano, suggerire evidentemente quanto sia di glicemia. Esistono anche delle app che permettono di condividere i valori della glicemia sul telefono di qualcun altro. In questo modo quest'altra persona potrà poi vedere le vostre glicemie anche a distanza, e a seconda del vostro sensore potrà vederle anche se voi non state effettivamente misurando le glicemie. Questo sensore si chiama CGM, ovvero Continuous Glucose Monitoring, ovvero determina un monitoraggio continuo del glucosio. Ogni 5 minuti in autonomia misura la glicemia, ovvero il valore di glucosio nel sangue, e permetteranno quindi di sapere se è giusto o se è sbagliato, e vi indicheranno anche con una freccia se si sta alzando, se è stabile o se invece si sta abbassando. E vi comparirà anche all'interno di un range, per cui anche se non lo sapete, c'è proprio un range dove è verde che vi mostra dove deve stare la glicemia. Anche questa è una cosa utile, soprattutto per chi è vicino ai soggetti con diabete. Vi dico di non spaventarvi, perché non è una questione di cui spaventarsi. Il diabete, se gestito correttamente, non porta nessuna complicazione. Se invece non è gestito o è gestito male, può portare complicazioni. Il diabete è uno dei primi fattori di rischio per complicanze cardiovascolari, ma altre complicazioni possono essere complicazioni renali, retiniti, piuttosto che problemi legati ad esempio a amputazioni del piede, tant'è che si parla di piede diabetico. Ho già fatto un video su tutte le complicazioni
sani che possono derivare dal diabete, mettendo anche delle foto, quindi magari è un po' crudo, però è per mostrarvi quali effettivamente sono le conseguenze. Una cosa che dà fastidio però è far presente è vedi rispondi così perché glicemia alta, glicemia bassa. Quella è una cosa che dà assolutamente fastidio a tutti. Ed è anche una mancanza di rispetto verso la persona in questione, perché sarebbe come dire a una donna che ogni volta che si arrabbia è il ciclo, cioè è una questione abbastanza offensiva. Queste sono alcune linee guida, soprattutto se avete appena ricevuto la diagnosi o un vostro familiare, una persona molto vicina a voi ha ricevuto una diagnosi di diabete. Io vi ricordo che sul canale potete trovare altri video a tema diabete, gestione delle glicemie o come migliorare il vostro rapporto col diabete e quindi migliorare la terapia. Io vi ho detto tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!